Spazio informativo della provincia d'Arezzo che questa settimana richiama un argomento di particolare importanza, il piano neve che è diventato operativo proprio in questi giorni con l'assessore alla viabilità Francesco Ruscelli. Facciamo il punto della situazione perché questo è uno strumento che ha già dato buona prova di sé negli anni scorsi. Sì, noi abbiamo una convenzione quinquennale nel, nella, a base della quale ogni anno investiamo circa 550 mila euro per far fronte all'emergenza neve. Considerando che il territorio della provincia di Arezzo è un territorio montano per cui i 1300 km in gestione delle nostre strade sono in molti casi collocati soprattutto in vallate come il Casentino, la Valtiberina, a altitudini superiori a 800 metri e quindi con possibilità di precipitazioni nevosi piuttosto frequenti, fa sì che negli anni abbiamo messo a punto un sistema che prevede... 39 mezzi dell'amministrazione provinciale dedicati alla neve che sono utilizzati da circa 70 cantonieri, ai quali si aggiungono 33 privati terzisti che integrano questa struttura nel momento dell'emergenza con l'obbligo di intervento entro 30 minuti dalla comunicazione dell'emergenza questo unitamente anche all'ordinanza sulle gomme termiche prevista nel periodo compreso tra il 15 di novembre e il 15 di aprile fa sì che si sia creato un sistema virtuoso tra amministrazioni e cittadini che negli ultimi anni ha fortemente ridotto i disagi e consentito di percorrere le strade senza grosse difficoltà. Chiaramente le direttrici che in caso di emergenza vengono per prime liberate sono quelle che si recano alle situazioni strategiche come agli ospedali, nelle varie vallate eccetera. Però il dato che mi preme sottolineare è che analizzando l'incidentalità con il nostro osservatorio nel periodo pre e post ordinanza sulle gomme termine abbiamo rilevato che ad esempio nel 2009 vi sono stati nel periodo Indicato appunto dell'ordinanza circa 90 incidenti, mentre nel 2012 siamo scesi a 10. Questo significa, senza voler scomodare troppo la statistica o le analisi diciamo scientifiche, che l'utilizzo diffuso da parte dei cittadini delle gomme termiche migliora il comportamento della macchina e quindi la sicurezza non solo quando nevica, ma anche in caso di strada eh, con pioggia, nebbia, grandine, sdrucciolevole, eccetera. E quindi, nella sostanza, ci sono meno incidenti meno difficoltà e un sistema che funziona per tutta la durata dell'ordinanza e noi non possiamo che esserne soddisfatti perché a forza di fare appelli alla fine questa integrazione tra amministrazione e cittadini è veramente arrivata e produce risultati veramente importanti. Il dottor Nicola Visi è il responsabile della protezione civile per la provincia di Arezzo che ovviamente entra in funzione in caso di emergenza ma che lavora anche per informare preventivamente il cittadino sui comportamenti corretti che poi sono fondamentali. Sì. È ormai da tempo che la provincia di Arezzo si sta impegnando anche nelle attività di prevenzione relativamente ai rischi del territorio e il caso della neve è uno di questi. È stato stilato un decalogo, un comportamento da tenere in caso di nevicate e è possibile reperirlo sul sito della provincia di Arezzo si indicano a tutti gli utenti delle strade del nostro territorio quelli che sono i comportamenti corretti da tenere. Il primo ovviamente, il più importante è di mettersi in viaggio esclusivamente quando il tempo lo permette e quando si è sicuri di poter eh, gestire diciamo, il proprio mezzo nel modo migliore possibile. E chiudiamo con il presidente della provincia Roberto Vasai per dire che la prima firma dell'ordinanza che istituì l'obbligo di catene pneumatici da neve su molte strade del territorio provinciale fece un po' storcere il naso a qualcuno, però a distanza di ormai qualche anno si può dire che è stata una scelta che ha portato ottimi risultati. Ma direi è innegabile, abbiamo visto anche la curva lì degli, degli incidenti, il grafico. Eh, beh, io devo dire l'esperienza del 2010 nella quale tutti eravamo in, in strada, compreso il sottoscritto, eh, lì era la dimostrazione della necessità anche di, di regolamentare anche le, 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 le uscite nei casi di un'emergenza di quel tipo, insomma, eh, io mi sono trovato da Arezzo a casa mia, quattro, quattro ore di, di, di strada, da una strada a un'altra, ovunque camion in mezzo alla strada non si passava, insomma, e l'ordinanza ha voluto dire anche regolamentare e dare la sensazione a, al cittadino che si, ci si può mettere in viaggio solo se abbiamo le caratteristiche per farlo il viaggio. E che significa avere gomme termiche oppure le catene da neve. Ma devo dire poi ora il sistema delle gomme termiche è un sistema che, che, che ce l'hanno quasi tutti i nostri cittadini. L'ordinanza serve a regolamentare e a far sì che il cittadino si renda, conto, si renda conto delle difficoltà, e queste difficoltà possono essere superate solo se abbiamo mezzi all'altezza della necessità e della neve. E con queste informazioni sicuramente utili sul piano neve 2013-2014 per questa stagione invernale eh, hanno composto appunto questa puntata di oggi della nostra trasmissione istituzionale della provincia di Arezzo. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e eh, ci rivediamo e ci risentiamo fra sette giorni.